Con noi c'è il sindaco di Visso, Macerata, Giuliano Pazzaglini. Buongiorno sindaco, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Allora, lei ci conferma, per l'ultima volta che ci siamo sentiti aveva detto che erano arrivate forse zero casette. A che punto siamo? A Visso, ovviamente. Facile aggiornare il saldo perché siamo ancora a zero. Siamo a zero. Però se ricorda avevo anche spiegato perché sì. Erano zero e temevo sarebbero rimaste zero. E in parte l'avete accennato ora. Perché se la priorità è la legalità e non la sofferenza delle persone, è evidente che ci preoccupiamo di un passaggio, di un atto amministrativo ineccepibile sul piano formale, e poi che importa se ci vogliono mesi magari per approvare un'area SAE o per iniziare a realizzare le opere in sedime. Perché quello che conta è che l'atto sia blindato in ogni sua piccolissima parte. Ah, guardi, noi abbiamo fatto varie puntate, ti ricordi Oscar con Alfonso Celotto, ecco. No? Il manager della pubblica amministrazione, lo voglio chiamare così per non dire l'esperto della burocrazia, che dice l'importante è che in Italia sia fatto tutto a norma di legge, sì. No? E questo è a norma di legge, ci spiega qual è la situazione a Visso, che poi è uno dei comuni colpiti, quindi si può estendere anche agli altri comuni? Allora, purtroppo, come dicevo prima, il saldo è estremamente negativo, perché potrei dire zero stalle, ripeto zero casette, evidenzio che a livello di macerie siamo molto indietro, e tutto questo appunto perché anziché preoccuparsi di essere efficaci su un piano sostanziale, ci si preoccupa solo esclusivamente di esserlo sul piano formale. Io ho criticato più volte il fatto che in una situazione come questa paradossalmente non ho avuto nemmeno l'autorità di convocare tutte le forze operanti sul mio territorio per coordinarle al fine appunto di creare efficienza. Fortuna che da noi ha prevalso il buonsenso e quindi hanno risposto ad un invito dopo il primo giorno, quando ho visto i Vigili del Fuoco che montavano una recinzione e l'esercito che gliela demoliva un'ora dopo perché doveva passare con i container. Ho azzardato un invito a tutte le forze dicendo che seppur tutti operanti con una divisa diversa avremmo dovuto comunque comportarci come una squadra. Il buonsenso, come dicevo prima, ha prevalso. Tutte le sere facevamo quel briefing e da lì siamo riusciti appunto a creare efficienza. Ma io invitavo i partecipanti perché da quella che in teoria dovrebbe essere la massima autorità di un territorio non avevo nemmeno la possibilità di convocarli al fine appunto di rendere le operazioni più efficaci. È evidente che così non può funzionare. Ho ipotizzato che il Parlamento adotti una legge quadro che fissi dei paletti in cui comunque si stabiliscano delle competenze, poi sarebbe sufficiente che a seconda della calamità che si è verificata il Consiglio regionale o la Giunta regionale adotti l'atto successivo, e quindi legge quadro che fissa le reciproche competenze, e poi che si tratti di un'alluvione, di un terremoto o di una frana, il Consiglio regionale o la Giunta regionale adottano l'atto necessario per poter risolvere quel problema. Solo così si può creare efficienza, perché altrimenti ogni volta bisogna legiferare e quindi arriviamo a un montante impressionante di atti tra ordinanze, decreti e tutto il resto, che si fa una confusione che potete facilmente immaginare, e noi siamo alla mercé di tutto. No, questo è Oscar, c'è una mancanza di deleghe, un po' di potere. Oggi Bertolaso fa un'intervista al giornale e dice, ovviamente anche lui criticato, no? Perché poi ci sono stati processi, eccetera. Però dice: in Italia non si vuole accettare che ci sia una singola persona che decide. Non si accetta che qualcuno possa impartire direttive e ordini. Questo era, secondo Bertolaso, il famoso sistema Bertolaso. Sindaco, manca questo? Cioè, vorreste, come dire, ci spieghi qual è la soluzione io pratica? Spiego subito. Se io avessi potuto fare da solo le SAE senza troppe formalità, le prime cassette le avrei avute già pronte, perché avevo a gennaio individuato le aree e quantificato il fabbisogno. Le aree mi sono state bocciate tutte, per farle capire l'assurdità di quello che ma è successo. Ma bocciate in nome di che cosa? In nome del fatto che lei non è in grado di decidere? In una di queste c'era una lottizzazione privata in corso, quindi per far costruire un privato per qualche secolo era tutto a posto, per fare le casette per qualche anno paradossalmente no, perché il tecnico istruttore non si voleva prendere la responsabilità di dire che l'area andava bene, perché qui da noi le responsabilità non se le prende nessuno, allora datele a me, che vedevo negli occhi i miei 85 anni che dormivano in macchina, e quella responsabilità me la sarei presa
perché io avrei autorizzato la realizzazione su un'area su cui avevo fatto degli interventi tre pochi anni prima, che è stata bocciata perché secondo il tecnico istruttore quegli interventi si chiamavano di ripristino e a nulla è valso aver realizzato una diga che di fatto rendesse impossibile una nuova alluvione lì, perché il progetto si chiamava di ripristino, cosa che era per il 70%, perché le nuove realizzazioni incidevano per il 30% e quindi il tecnico correttamente l'ha chiamato di ripristino, area bocciata per rischio idrogeologico. Lì ci sarebbero state già le prime casse se avessi potuto fare da solo. Questo è un po' il problema di una ricostruzione ferma, Oscar. Cioè, però il problema è anche in questo caso, scusami, almeno questa volta c'è stata una copia, proprio perché era avvenuto il superamento per via delle indagini delle procure del sistema Bertolaso, fin dall'inizio ai governi si è detto andate a mettere la testa su come nei paesi colpiti storicamente da grandi sismi di volta in volta ci sono sessioni istituzionali per capire la lezione da imparare e le semplificazioni procedurali da assumere. E invece queste cose poi restano tutte senza esito, perché la sovrapposizione di livelli è la classica manifestazione che in Italia non si è fatto così. Io oggi sul Messaggero ho scritto: caro governo, non è per fare un soviet, ma forse se vi prendete il Presidente del Consiglio, il commissario, i ministri competenti, la briga di fare una sessione di lavoro di un giorno, due giorni con tutti i 151 sindaci per capire qual è la lista di semplificazione procedurale di nuovi poteri che vi chiedono, in assenza dei quali rimarremo in un ritardo storico, meglio farla piuttosto che non voler ammettere che c'è una cosa che non funziona. Ecco, io la penso così. No, ma anche perché oggi a leggere, non so se lei, sindaco, ha letto l'intervista di Vasco Errani oggi sul Corriere, dice anche i fondi ci sono, esatto. 3 miliardi e 400 milioni per la ricostruzione privata già disponibili, 1 miliardo per quella pubblica, 110 milioni per 38 nuove scuole di alta qualità energetica e allora, si possono già iniziare i lavori. Insomma, urgenza per 1 milione di euro e siamo riusciti a pagarne solo 200 mila perché non c'è di appunto danno, però volevo evidenziare che quello che è stato appena detto secondo me è ineccepibile, cioè invitare noi a Roma per chiederci che cosa servirebbe significherebbe creare efficienza. Io non sono andato alla parata del 2 giugno perché mi sembrava veramente assurdo mettere la faccia su un'iniziativa che voleva riportare l'attenzione sul terremoto nel modo più sbagliato in assoluto, così come rifiutare l'invito della Presidente della Camera a venire a Roma perché non poter evidenziare quali erano i nostri problemi secondo me sarebbe stata una scorrettezza enorme nei confronti dei miei cittadini. Quindi non sono andato volutamente, come non sono andato alla visita del presidente Mattarella per lo stesso motivo, ma se mi invitassero a spiegare che cosa non ha funzionato andrei subito e ci vado con la macchina mia, tra l'altro, perché il mio comune non ce l'ha una macchina blu. Ma tra l'altro, sindaco, ci vuole spiegare, lei che sta lì a Visso, in provincia di Macerata, cioè i cittadini se la prendono anche un po' con lei? In fondo lei è il primo cittadino, è quello che dovrebbe dare tutte le risposte. Purtroppo nella sofferenza si cercano sempre capri espiatori e quindi è inevitabile che per qualcuno io lo sono già diventato e per altri ancora lo diventerò, ma fa parte del gioco. Sapevo quando mi sono messo in discussione che avrei dovuto accettare anche questo, lo accetto perché viene da persone che soffrono questa eventuale critica, quindi fa parte delle regole del gioco e sono disposto ad accettarle. Quello che non riesco però ad accettare è il fatto che secondo buonsenso noi delle indicazioni operative le avevamo già date 6 mesi fa, 8 mesi fa. Io ricordo un incontro con Renzi ad Arquata, avevo fatto delle richieste precise sulla scuola, sui trasferimenti, sul personale, non ne ha soddisfatta una. A ottobre del 2016 l'avevo chiesta, siccome ho avuto la sfortuna di gestire anche il vecchio terremoto, un minimo di esperienza ce l'avevo ed è stato dilapidato un patrimonio di esperienza e professionalità, e non mi riferisco a me adesso ma ai nostri uffici tecnici che avevano gestito una delle migliori ricostruzioni d'Italia, impostando un modello completamente diverso che nei fatti si sta dimostrando di gran lunga peggiore di quello che ci hanno costretto ad abbandonare. E tutto questo gliel'avevo personalmente detto ad ottobre, un incontro ad Arquata, eravamo almeno 20 sindaci, evidenziando appunto quello che secondo me avremmo dovuto fare. Ho parlato di casette, ho parlato di stalle, ho parlato di personale, ho parlato di scuola, ho parlato di soldi. Nulla di questo è arrivato. Siete almeno soddisfatti, anche se in ritardo, del fatto che le polemiche, anche le campagne giornalistiche, hanno portato a dire verrà cancellata la tassa di successione sugli immobili?
Allora, da noi non ci sono state né vittime né feriti, quindi non era un problema che mi toccava. Io sono comunque contento quando i problemi si risolvano. Personalmente sono in questo momento molto interessato al fatto che purtroppo mancano soluzioni per i comuni distrutti, perché 140 comuni nel cratere secondo me non è stata una scelta oculata, perché si è arrivati ad adottare dei provvedimenti che mediamente potrebbero anche andare bene, ma agli estremi bene, dove noi siamo manca molto. Faccio solo un esempio perché mi sta veramente a cuore: per le attività produttive mancano soluzioni, perché le uniche due che ci sono, le ordinanze 9 e l'ordinanza 408 appunto di Errani e Curcio, gestiscono l'emergenza, sono solo esclusivamente emergenziali, ma chi come me dovrà stare in emergenza dai 10 ai 15 anni ha bisogno di soluzioni strutturali. Ed è quello che ho chiesto, tra l'altro. Dovrebbe esserci domani un incontro a Roma tra Curcio, Errani e Ceriscioli, il nostro presidente. Spero che capiscano che le mie richieste non sono motivate da chissà quale egoismo o bulimia per ottenere chissà che cosa, ma solo e semplicemente per poter far sopravvivere i miei operatori, perché se non dovessimo continuare ad avere una autosufficienza economica, tutto il resto diventerebbe inutile, sarebbe una ricostruzione fine a se stessa e le persone se ne dovrebbero andare. Quindi allora, quello che chiedo adesso, se magari in questo potreste darmi una mano, è far capire che ci sono comuni distrutti, alcuni danneggiati, altri pochi come il mio distrutti. Questi comuni distrutti hanno bisogno di misure specifiche, a partire dalle soluzioni per l'attività produttiva, altrimenti è inutile che spendiamo milioni di euro per ricostruire, perché rimarrebbero tutte cattedrali al deserto. Di che cosa vive la gente effettivamente? Ma infatti la protrazione dei tempi burocratici, questo significa che non si ricompongono le comunità e la desertificazione economica rende ancora più impossibile poi che le comunità si riformino. Sì. Noi ringraziamo il sindaco di Visso, Macerata, Giuliano Pazzaglini, torneremo ovviamente a abbracci, auguri, sostegni. Ogni tanto speriamo qualcuno vi ascolti. A capire la situazione.